Maxi Lopez per Jankto, largo a sinistra c'è Lasagna, la conclusione di Jankto, subito uno squillo dell'Udinese con Alisson in calcio d'angolo. Sì, l'Udinese è partita con De Paul, quindi De Rossi per Nainggolan, va a prendere Berami, contrasto tra i due, il pallone che passa diventa buono per Dzeko! Edin Dzeko, le proteste dei giocatori bianconeri, Roma in vantaggio. Sì, la Roma è andata in vantaggio. Del Neri si era arrabbiato perché Angel aveva la possibilità di controllare questa palla che era stata rinviata da Alisson, l'ha voluta. Dzeko in area di rigore, prova a girarsi Dzeko! Bizzarri con la protezione anche di Angella, grande giocata di Edin Dzeko. Sì, molto molto bravo. Il pallone è in campo, allora Samir va a prendere in consegna l'argentino, sempre per Otti. Parte il cross verso il Charawi, grande occasione. Strootman, Dzeko, stavolta largo a sinistra, finte su Angella, ancora Dzeko con il sinistro, il pallone in aria, il tocco ravvicinato, vincente di Stefano El Charawi, 2-0. Gol sbagliato, gol subito, la legge del calcio, la palla è arrivata a Dzeko al limite dell'area, come abbiamo detto prima, grande qualità dal punto di vista tecnico, ha fintato di crossare due volte, è rientrato, poi con il sinistro ha messo la palla nel mezzo, non perfetta la linea difensiva dell'Udinese. Cerca le finte su Cola, la verità sul sinistro De Paul, pallone in area di rigore, l'occasione, il tiro di Maxi Lopez, Alisson è sulla traiettoria, il primo squillo dell'Udinese, anzi il secondo dopo quello di Jankto, proprio la ripartenza fulminante della Roma, ancora Perotti, di nuovo a cercare El Charawi, attenzione all'errore, El Charawi, 3-0, l'Udinese si fa gol praticamente da sola. Sì, qui un errore da parte di Strigger Larsen, un errore abbastanza grave, ma credo sia proprio stato un errore di comunicazione da parte di Bizzarri, lì doveva chiamargli la palla per calciarla via. Il cross di Pezzella con il sinistro e la palla fuori di pochissimo. Attento comunque Alisson. Parte Jankto, la deviazione di Nuitink, il pallone sulla traversa, occasione ancora per l'Udinese. Che sfida l'Angella, Perotti va sul fondo, Perotti finisce a terra e calcio di rigore. Come detto prima nell'uno. Palo di Perotti che poi non può prendere il pallone. Sì, è rimasto proprio fino all'ultimo in piedi. Il Bizzarri non si classifica di qualificarsi alla Champions senza i playoff. Nuitink, occasione per l'Udinese per rendere meno passivo il risultato, Strigger Larsen 3-1. Sì, si è fatta sorprendere qui la difesa, la linea difensiva della Roma, i quattro hanno letto male questa situazione.